pochino nel periodo della tua assenza abbiamo raccontato come questa grossa compagnia petrolifera aveva avuto questa idea di far parlare geniale, di far parlare in dialetto barese o giù per lì, su per lì, lì per lì, le colonnine. Prego, prego mio caro, venga! La gente, molti non ci hanno creduti, no? No, non ci hanno creduti. E quindi noi insieme al nostro carissimo amico. Come si chiama il nostro amico? Aldo. Aldo. Non ci trasto. No, ecco, non ci trasto. Sciamananza. Brada, parla in dialetto, non capisci la colonnina, capito? Tu sai che parli in dialetto la colonnina? Asciutto, asciutto. Asciutto, vedo, dai. Quattro, allora quattro. Un micrato del ris, o spingi un numero della pompa. Oh, so fatto. Ma la famo. Dai, lascia fare la pompa. O micrato del ris, o da spingi un numero della pompa. Un numero quattro. Si è spingiuto, un numero quattro. Vai, vai a fare benzina, vai. Il fatto è vero, l'hai sentito che parlava? Allora, facciamo anche noi perché noi dobbiamo mettere benzina, non vorremmo fosse una cosa... Seleziona un servizio. Tino, per il momento, mettiamo i nostri 20 euro, sei un taccagno di 20 euro. E dove dobbiamo arrivare? Da Monopoli Niano. Quello c'ho, e tu? E lo stipendio te l'ho dato. E certo. E beh, 20 euro. E invece non le portafogli, anche ora. O spingi un numero della porta. No, gli mette l'altris, no? Scusami. Non sono buoni qua. Lo dici tu. Capta la pompa sopra schermo. Capta la pompa sopra schermo, la numero 2, Tino. Va a fa benzina la pompa 2. Perché? Dobbiamo fare un po' di corso di fonetica, magari col maestro Gigi De Santis per riuscire. Vabbè, intanto andiamo prima che scade, no, Tino? Diesel, non vorrei che si crea problema al pistone, eh? 1749, dovremmo essere felici, Tino, eh? Cioè, dovremmo essere proprio, e là, stappare, proprio. 11 litri, va piano, quando arriva che sia propinqua, va piano. 11 litri e 44, va bene? Ok, quasi 11 e mezzo. Tino. Qua la pompa. Avevo per un attimo temuto che la pompa non entrasse. E invece entra sempre la pompa. La benzina si è messa, o diesel si è messa, chi parla in dialetto, però dovrebbero. Hanno un po' di difficoltà, perché è vero, un dialetto che parla in un pic o mort. Non è proprio dialetto bar, è vero? Però va bene. Ma questa cosa è stata un'operazione di marketing che ha generato più. Rifornimenti. Sì, ma già a vedere anche i turisti sono più curiosi, più... Venne dopo una stia, venne apposta a fare benzina e dopo sentì un fatto in dialetto. Sì, sì, perché sì. Il dialetto di Bari piace nel mondo, sì, eh? È vero. Sì, è vero. Salutiamo i nostri amici turisti in dialetto, vai. Grazie, state buon. C'è buon saluto, ne ha cosa un poco più... Alla Parese vuoi. Era un pic di più però, sai, non ti limitare. State buon, una venita in Puglia, che è tutto bello. Arrivederci. Anche tu però, devi avere delle... No, di Polignano, non è proprio la Barese. Vabbè, comunque, signori distributori di questa nota compagnia, parlano di dialetto bar. Io è vero, usim verificat pur nu. Ti no. Come si fa? Usim verificat pur nu. Cioè, l'abbiamo accertato anche noi, però mo bisogna ci... Perché tradurre per quelli di Brenta. Per quelli del Brenta, del sì. Bisogna vedere, ci eravamo da Monopoli a Polignano, a mis 20 euro. Ma c'è si taccagno, Tim. Sei veramente taccagno. Già ti stanno rompendo perché tu hai fatto la foto, c'è Antonio, vieni qua, vieni. Fai la foto, fai Tino. Usa. Ma aggiustare i capelli, non sta proprio, non c'è. Basta a spottere. A spottere. Grazie. A spottere, fammi aggiustare i capelli, ha detto. Ma senti, così ti. Lui sì, che c'è di tu?